Allora, prima di tutto saluto tutti anche i presenti in sala, facendo un saluto particolare a Relovution che in questo momento ci supporta e se non mi vieni così vicino mi passa un attimo l'ansia. Ringrazio ovviamente il Comune per averci dato il patrocinio per questa iniziativa e averci permesso di relazionarci non solo con lo scrittore che presentiamo, ma proprio con quelle che sono le problematiche dell'adolescenza e in generale del dialogo che abbiamo sia fra di noi, sia con i nostri figli, sia che abbiamo avuto noi in passato. Ringrazio tutti i membri di Relovution che si sono presentati, gli amici in primis, Mannate Or che ci supporta, la Proloco che è stata la mia prima sostenitrice, e vi presento, se smette di andare in giro come se facesse regia, lo scrittore. Sto facendo regia. Vi presenterò chi come me avrà da spulciare un po' le cose. Tutto Roberta Barbatelli, psicologa e psicoterapeuta. Artista, possiamo proprio dire per mezz'ora. Roberto Cappellaro, Associazione Cuori Inversi, che ringrazio. Presente nel territorio del 2019, però quando ho in passato vi stimo tantissimo, che ha sede al salotto di Paese in Viale Belforte, poi ce ne parlerà un pochino lui. E signore e signori, Stefano Benvenuti. Cosa, così ci agitiamo tutti un po' di più. Devi venire un po' più verso, bravissima, perfetto. Salve. Se no ti si vede a metà. Ma niente, cioè, potrebbe essere un vantaggio. Allora, prima di tutto continuiamo una cosa che abbiamo cominciato già con Proloco qualche mese fa, che sono gli incontri culturali. Abbiamo presentato un libro di Stefano Porcino, un filosofo, scrittore che proveniva dalla Sicilia, ci ha permesso di dialogare con lui, Cristian Porcino, questo qualcos'altro non importa, e mai fa notare queste cose, e abbiamo deciso di proseguirlo con chi con me in quel caso moderava la situazione. Dovete sapere che ci sono due premesse da fare. La prima è che la presentazione del libro di Cristian, oltre a essere stata appoggiata da Proloco, ha iniziato, o meglio fatto proseguire, questa rassegna di incontri culturali che ci permette di conoscere sia artisti sia le persone che amano ancora leggere e ancora confrontarsi. Invece con Stefano l'idea è cominciata prima attraverso il gruppo di cui facciamo parte. Abbiamo fatto delle interviste conoscitive sia a membri, scrittori, artisti, alle persone più disparate, proprio per poterci confrontare fra di noi. Quindi mi ha supportato anche nell'intervista a Cristian e questa volta l'abbiamo reso protagonista. Quindi, detto questo, Stefano, e devo leggerlo perché io non ho una visione di te molto eterea, sì. devo leggere che Stefano in realtà è nato a Bologna il 7 novembre 1965. Bello sciorbole, sì. Bello sciorbole, un trapiantato spezzino, che deve essere un'altra bellissima realtà. E ha scritto ben tre libri, non uno solo, ma questo è il primo. Questo è il primo, pubblicato se non sbaglio nel 2001. Brava. Ok, ho studiato. Nel 2001, ed è un libro autobiografico. Quindi la prima cosa che voglio chiedere è che cosa spinge un ragazzo, perché poi alla fine hai chiuso questo racconto in un'età ancora abbastanza giovanile, intorno ai 30 anni, quindi hai chiuso questa prima parte di racconto della tua vita volendo darla in pasto agli altri. Abbastanza giovane. Quindi prima lascio parlare te sul perché. Premetto, Roberta e Roberto, così ce li hanno dati, diciamo, accoppiata di nome, avranno assolutamente il modo di intervenire in qualsiasi modo, ma nessuno di voi si sente in difficoltà nel farlo e invece degli altri approcci di dialogo. Prego. Quindi, allora, ma in realtà è stato tutto abbastanza casuale, nel senso che era partito come una cosa per me, una sorta di autopsicanalisi, autoanalisi. E poi c'era talmente tanta carne al fuoco che ho detto, ma perché non cercare di trasformarlo in una storia che possa essere di aiuto sia a me come autoanalisi, sia a chi lo legge, perché in effetti le tematiche trattate sono diverse dal buddismo, come recita anche la locandina,
l'AIDS, la famiglia, sono varie situazioni, vari argomenti che ho detto potrebbe essere interessante. Infatti quando poi l'ho sottoposto all'editore, avevo visto... Voce? Voce, dai. Non posso sussurrare? No. No. Okay. Non mi è concesso. Non mi è concesso. Quando lessi, quando torno a casa lessi, quando... Quindi... Mi sono dimenticato il ventaglio a casa, oltretutto. Qualcuno ci ha ventato? Io, ma sempre. Avevo un caldo, ti hanno schiavo. Come? Col ventaglio. Ho il ventaglio. Hai il ventaglio? Già ventaglio. Meraviglia. L'ho dimenticato. Ma davvero abbiamo queste serie di ventagli? Io li adoro. Vabbè, se hai il ventaglio lo voglio, sì. Lo vorrei, grazie. Ecco la mia valletta che va. Mi sostituisco questa volta con tutto il tempo che... vero che non ti tornerà mai indietro. No. Che bello, mi piace. Allora, ora concentrati. Dunque, allora, lessi un articolo su un editore romano che cito, Fabio Croce, visto che è stato lui a... farmi nascere editorialmente. Che bello, scusate, è entrato un babau. Anche una persona. Sì, però, da venia Paola. Io do sempre la priorità alle bestiole. Vai avanti, ti prego. Va bene, e, insomma, questo editore mi disse sì, te lo prendo, te lo pubblico, e così è nato Per non essere così nel 2001, che tra l'altro 1000 copie, non sono tantissime, però andò esaurito nel giro di qualche mese, quindi fu una soddisfazione, diciamo, molta soddisfazione. Di Garcia Marquez ne nasce uno al secolo. Esatto. La diffusione è già una cosa importante. Come ha detto lui, noi abbiamo fatto questa serata che non vuole essere solo una presentazione, ma prendendo tutti gli spunti che sono arrivati dal libro. Perché? Perché raccontando un'adolescenza di coming out in questo caso, ma in ogni caso di rapporti, si vengono a sottolineare tutte quelle che sono le varie dinamiche, quindi i rapporti con la famiglia, i problemi con se stessi, il riconoscimento di se stessi e tutto ciò che avviene in età adolescenziale, che è, come ho detto, meraviglioso e tremendo allo stesso tempo. Una figlia adolescente, quindi vi lascio immaginare il mio livello di nervi in questa cosa, però al di là di questo. Noi volevamo cominciare, Roberta, sì, parlando proprio... Parlando del libro, parlando dell'adolescenza? Parlando dell'adolescenza, parlando. Il libro... viene man mano fuori, okay. Perché ne abbiamo preso parecchie parti per il nostro corso. Ringrazio innanzitutto Barbara e gli organizzatori anche per la lusinghiera presentazione che mi avete fatto. Io però mi pongo, almeno adesso, per il momento, diciamo così, io mi pongo dalla parte del lettore, della lettrice, perché ho letto con molta piacevolezza il libro di Stefano. E per il momento voglio dire delle cose da lettrice e non da psicologa, anche perché sono in pensione da una vita ormai e quindi mi piacerebbe, come dire, dialogare con voi qui presenti e col pubblico proprio dal punto di vista di chi legge questo libro. La cosa che mi colpisce, Stefano, che tu hai usato proprio per presentare all'inizio, tu hai parlato, no, di autobiografia, eccetera, eccetera, diario. Allora, io penso che il diario sia stato sempre per tantissime generazioni uno strumento di autoanalisi. Io penso che qui abbiamo varie età, a partire dalla mia, varie generazioni. Lo scrivere di sé, il raccontare anche delle vicende apparentemente banali, no, quotidiane, abbia rappresentato in quella fascia quella fase evolutiva che è l'adolescenza, sicuramente uno strumento molto ma molto importante.
Successivamente, qui faccio proprio un inciso psicologico, hanno una, credo una 15 anni fa, se non qualcosa di più, un psicologo, sociologo e quant'altro, Duccio Demetrio, aveva fatto una teoria sull'utilizzo autoterapico della diaristica. Quindi su questa cosa qua, penso che tu abbia centrato subito, cioè specificando subito che avevi voglia, avevi desiderio, avevi forse bisogno di raccontarti, e di raccontarti in una fase della tua vita che, da quello che ho letto, è stata una vita impregnata di tanti eventi, di tante situazioni, di tante cose facili, ma anche di tante cose non proprio facili. Quindi questo libro è un diario scritto poi dopo. La domanda che ti faccio, anzi no, è questa: tu hai recuperato delle cose che avevi scritto quando eri ragazzino? Sì. Ecco, l'hai recuperata e l'hai rimessa in asse? In asse, sì. E quindi c'è un materiale che effettivamente tu avevi scritto esattamente nel momento, cioè nella fase in cui tu descrivi questa cosa mi è successa nel 1978, ecco, tanto per non fare danni. E questa secondo me è una cosa importante. Leggere il diario di una persona è entrare nella sua vita, io dico, no? E entrare nella vita di una persona è una cosa che va fatta, dal mio punto di vista, per quello che è stato un po' il mio lavoro negli anni, deve essere fatto con molta delicatezza, con molta attenzione, con molta cura, proprio perché è il mettersi in gioco di una persona, in questo caso di Stefano, che va rispettato. Ecco, da lettrice io mi sono avvicinata alle tue pagine delicatamente, partendo dai primi racconti, no? Le prime pagine parlano di quando avevi 13-14 anni, praticamente, sì. No? Con delle vicende che penso tutti noi abbiamo vissuto, la scuola, qualche piccolo screzzo con la famiglia, ma neanche tanto, poi su quello magari torniamo, sì. Le amicizie che si intrecciano, che si strecciano, le piccole invidie, i piccoli dispettucci, cioè tutto quello che costruisce, e anche lì torneremo su alcuni aspetti che tu sai. A me è piaciuto molto, no? Entrare appunto in punta di piedi delicatamente nel diario di un ragazzo che tra l'altro viveva a Bologna, ha vissuto a Bologna, una città che adoro, tra l'altro, una città che secondo me ha sempre dato per varie generazioni, per varie situazioni sociali, politiche, musicali. Tutto di più, veramente tantissimo. E io ho cercato di entrare lì, di immaginarti proprio nella tua Bologna, ma soprattutto in alcuni punti, quartieri della tua Bologna, perché tu non hai descritto la città. Ci sono tanti scrittori che parlano della loro città in maniera molto amplificata, anche molto enfatica a volte. Secondo me hai fatto una descrizione di Bologna legata veramente a quello che tu vivevi, il tuo quartiere, le tue strade, la casa dove stavi, la scuola, eccetera. E questo a me è molto piaciuto. Non so se su questa cosa ti viene qualche ricordo che magari ha pescato proprio dei diari di quegli anni. Ma sì, questo perché è stato quel microcosmo di quella che viene chiamata, che chiamavamo e che chiamiamo ancora quando ci rivolgiamo a questo luogo, la piazzetta. La piazzetta. Che comincia con la panchina, la piazzetta. Panchina, piazzetta. Sì, sì, sì. Io ho delle difficoltà a pronunciare la P. Non c'è problema, abbiamo l'ansiolitico per elefanti. L'ho già preso, aspetto la seconda pillola, sì. E quindi ho descritto questo microcosmo. Non mi sembrava, diciamo, necessario descrivere i tetti rossi di Bologna, certo. La Torre degli Asinelli, tanto quella si sa, è arrivata a Bologna, si conosce. Ho preferito descrivere, che so, le colline bolognesi, come sono fatte, questo luogo dove si svolgono le avventure, che fosse più curato agli occhi dei lettori, che si potessero immergere in questa
piazzetta. Anche perché alla fine, come dicevamo prima, il libro dà solo un assaggio, ma per tutti c'è una piazzetta, per tutti c'è un'adolescenza, per tutti c'è un ballo. Un ballo. Che è un appunto del libro che a me Roberta ha colpito particolarmente. E ci piacerebbe partire da lì, da questo famigerato ballo, che poi può significare tante cose: il primo bacio, il primo appoggio, i primi abbracci, come vi vesto, mamma posso uscire, cioè il primo ballo rappresenta un po' un insieme di cose, pur essendo una città italiana e non americana che fanno bambine, però secondo me queste piccole organizzazioni delle feste quasi, come si può dire, non mi viene il termine, è fantastica questa cosa, comunque estremamente nascoste, quasi in sordina, hanno avuto per tutti la nostra importanza. Io vorrei che ci descrivessi la tua. La mia... di questo tuo primo ballo, perché secondo me è un po' quello sbocciare del double ganger che c'è in te, della personalità che c'è in te. No, il double ganger è violento, è violento, è violento. Intendo dire questa dualità, no? Questa partecipazione a un ballo, a un'organizzazione, a un fare, e questo incontro sia col proprio stesso sesso che con l'altro sesso, e in generale con gli ormoni adolescenziali di tutti. Ma allora, ci giriamo tanto intorno, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Sì, questo famoso primo ballo con una ragazza dell'epoca, diciamo che avvenne più per sfida. Io, persona anche adesso timida, molto timida, mi ritrovai in una sala da ballo giù a Bologna, come anche qua forse si usa tanto il liscio, valzer, mazurka, e io lo ballavo. Sono cresciuto in una famiglia che ascoltava e ballava liscio, quindi me la cavavo e me la cavo ancora bene, diciamo. Insomma, la mia pestifera vicina di casa, io devo evitare queste cavolate. Pestifera vicina di casa. Translate, io faccio 777 quando non preoccuparti. Eravamo a una serata danzante e c'era sua cugina, una bella ragazza, che è questa piccola dolce creatura. noi donne in adolescenza siamo favolo dei fiori proprio. Disse qualcosa tipo: Stefano, tu che sai ballare così bene, tu che hai preso lezioni di ballo, perché non ci fai vedere cosa sai fare con mia cugina, ballate insieme qualcosa? E io, da idiota, scusate, ebbi la splendida idea di dire: sì, va bene, facciamolo. Ma facciamo Grease, non era quella l'idea all'inizio. Ti eri moderato dopo? No, era dopo. Qui era la fantastica idea di Grease. Valzer, secondo me già ti sei la sei sceso di livello con Grease, hai toccato il picco. Il picco? Vai avanti. Mi sta tornando caldo. E insomma, alla fine, con questa ragazzina, cioè questa ragazzina mi piaceva, era una bella ragazza effettivamente, e io a lei interessavo, io piccolo mostriciattolo, timido, tutto quanto, non mi sembrava vero. E d'altro canto però mi piaceva come aspetto fisico, come viso, come lineamenti, come corpo, basta. Come posso vedere una bella foto della Mona Lisa, diciamo. Davide Michelangelo. No, Davide uomo. Davide. Mona Lisa, facciamo Mona Lisa. La Venere. La Venere di Milo. Esatto. Dico, che bella. Basta, però non avevo quella spinta. Quella spinta, quel fremito ormonale che avrebbe dovuto esserci. Solo che all'epoca cosa avevo? 16-17 anni?
quindi da qualche forse parte 15, 16 anni, quindi non mi rendevo conto che potesse esserci qualcos'altro che giustificasse questa mancata spinta ormonale. Ma per fare la citazione di un'altra intervista che abbiamo fatto, perché sostanzialmente viviamo in una realtà eteronormativa, quindi sostanzialmente diamo per scontato che ciò che avviene avvenga per natura e ciò che non riscontriamo sia naturale, ma così non è. Esatto. Io ci ho visto anche un'altra cosa, scusami se ti interrompo, faccio un Barbara. Allora, la bellissima fanciulla Lorena, con un bellissimo corpo, un bellissimo viso, quindi come dire, un interesse subito che è scattato, perché insomma è un bel vedere, no? E mi viene da così, da ributtarti chiaramente come riflessione da fare insieme. Questa cosa tu te la ricordi proprio in maniera molto precisa, ma c'era anche di questa bellezza, no? Che comunque non passava inosservata. Tra l'altro, se ricordo bene, questa famosa Lorena era la cugina di questa amica nemica, sì. Ilaria, con cui hai avuto un rapporto veramente molto ambivalente, che si è modificato negli anni, amore, sì. Odio, vicina di casa, però tutto il libro, se no. Sì, non spoileriamo troppo. Cioè. Quindi tu ti eri avvicinato a questa Lorena anche con un po', come dire, di diffidenza della serie. Non sarà un ennesimo scherzetto che mi vuole fare la mia amica Ilaria. Scherzetto in che senso? Che magari mi vuole rendere ridicolo. A 15-16 anni sappiamo che ci sono, per carità, ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto spavaldi, molto disinvolti, altri che invece hanno timore di mostrarsi anche solo a ballare, a esibirsi, no? E quindi la tua esibizione è veramente una cosa molto forte per una persona che si descrive anche adesso come una persona molto timida. Tra l'altro avete fatto un'ottima figura, quindi non solo il superamento della timidezza, che in adolescenza è effettivamente a volte un blocco, no? I famosi ragazzi o ragazze che alle feste si mettono in un angolino, che non vogliono farsi vedere, che appena qualcuno si avvicina, uno dice ma proprio a me, dice no, non ballo, passo di qui per caso. E in realtà questa esperienza che a me ha colpito, per questo poi abbiamo chiesto, no, di riprenderla, perché era una sorta di salto in avanti rispetto a una difficoltà che spesso e volentieri gli adolescenti hanno, perché oltretutto, oltre a ballare con una bella ragazza, avete avuto un plauso generale, quindi avete fatto una bellissima figura e questa cosa probabilmente è servita poi, ecco, e qui arriva la domanda, che è servita poi a dire, oh, ce la posso fare, magari non farò il ballerino nella mia vita, però sono in grado di esibirmi, sono in grado di rapportarmi e di darmi visibilità con persone che magari invece c'è stato un po' questa cosa. Un po' un saltino verso una consapevolezza, magari no ancora, perché ero un po' troppo giovane per essere consapevole o, come posso dire, più sicuro di me stesso, però piccolo scatto, una piccola gratificazione sì, c'è stata, e anche una rivincita verso la mia nemica amica, tipo hai visto, tu che volevi mettermi in difficoltà, invece no. Sostanzialmente andiamo su due punti, una sorta di bullismo che è comunque avvenuto nell'arco degli anni e presumo soprattutto da parte delle donne, perché si tratta di bullismo psicologico, noi siamo maestre in questo. Quindi, anche uomini. Sì, ma lo psicologico ci viene particolarmente bene. Esatto. E nel riconoscimento anche... Come dicevi tu, la parte affettiva e la parte ormonale, che è una cosa che noi abbiamo notato utilizzi molto spesso. Quindi dove doveva esserci l'incontro tra la tua affettività, spaventata da prima dal buddismo, quindi da quello che avevi subito nel tentativo di riconoscere te stesso, alla pace fra la stabilità
ormonale, come la chiami tu, e quella affettiva. Qual è l'elemento di sboccio? Cioè qual è il momento che dove uno dice d'accordo, fino a qui tutto bene, e adesso provo a essere io. Qual è il momento in cui uno prova a essere se stesso, secondo la tua esperienza ovviamente? No, non passerò la palla a lui dopo. Aspettavo la risposta. Speravo in un suo aiuto. Avremo sicuramente anche la sua opinione. Anche la sua opinione, ok. E me la devo cavare da sola? Sì. Da sola? Da solo? Ma siamo qui vicini. Ci siamo tutti, guarda, lui si sta preparando. Cercava gli appunti del 96. Questi sono gli appunti dopo, no, ma allora, risposta. Ci sarà un momento in cui ti sei detto, fammi un brodo, Ilaria, Lorena e chi per essa, visto che ho questa autoconsapevolezza che si è leggermente innalzata, perché poi è passo dopo passo, succede agli uomini, succede alle donne, ma ognuno con un percorso diverso. Ci sarà un momento in cui tu mi butto nella mischia, come va? Beh, quando ho avuto il mio primo incontro, chiamiamolo così, di settore, come lo definisco io, il mio primo incontro di settore, che avvenne ufficialmente su una barca. Quindi anche un territorio non territorio neutro. È neutro, esatto. Fuori dalle varie giurisdizioni, esatto, sociali. Per evitare, ci incontriamo in mare. Era successo qualcosa anche precedentemente, ma visto che è vietato ai minori di 122 anni, non preferirei sorpassarlo. Sì. Da quel momento in poi, dopo questa serata, nottata così, ho detto, vabbè Stefano, sai che c'è, ti piacciono gli uomini, basta, prendine atto, non è una fase di transizione, come ve l'ero sempre raccontata, che tra l'altro questa fase di transizione mi è servita. Certo. E spero che l'abbiano avuta in tanti, perché ha evitato le famose crisi di identità, ma cosa sono, cosa non sono. Io pensavo, ma si vede che è una cosa che nell'adolescenza succede, essere interessati oltre che alle donne anche agli uomini. Oddio, sì, però ti dico che c'è chi di transizione vive, vedi me, nel senso che sì, ci si scopre sempre. La transizione non è solo una questione sessuale, ovviamente, la transizione è un po' su ogni cosa. Tante volte in adolescenza non ci si sente né carne né pesce su tutti gli argomenti. Mi piace il rock, mi piace la disco, mi piace il bianco, mi piace il nero. E magari ci piacciono entrambi o non ci piace nessuno di due. Questo fa in modo che venga costruita pian piano la nostra identità. Adesso Roberto, che ci sta brutalmente evitando, fingendo di rispondere al cellulare, ci darà la sua... Sto assicurando al fidanzato che sono viva e dopo un telefono. Non ora intanto mi ascolto, io ho il lato femminile sviluppato e so fare due cose contemporaneamente. Quindi ora risponderai. Un attimo. Come un attimo? Si è appena smentito. No, va bene. Scusate, no? Prego, mi sono dimenticato. Io mi auguro solo che questa transizione, questa fase di indecisione ce l'abbiano avuta in tanti, perché... Ma io spero faccia parte un po' di tutti e non sia solo sessuale, come dicevo prima, sei pronta per... Allora, la parola transizione a me, allora, al giorno d'oggi è molto, secondo me, molto più sdoganata. Si parla di transizione, ma tu qui si parla di transessualità o transaffettività, adesso sono questi termini che io qualche anno in meno di Stefano, non tantissimi, ma un po', perché sono un po' spostato come esperienza. Ho letto alcuni stracci del libro, mi hanno... Poi il libro biografico ti fa calare nel momento. Io avevo avuto una sorella più grande negli anni 80, presto degli anni di bambina, erano gli anni che io speravo di vivere. Poi purtroppo ho vissuto gli anni 90, come adolescenza non mi sono piaciuto. A parte l'adolescenza in sé. Però... leggendo queste cose ho visto le cose che vivevo indirettamente. Detto questo, più che transazione, perché la transazione significa che si va da una parte all'altra, si potrebbe anche coniare più,
pensando anche a te Barbara, una questione di oscillazione. Adesso siamo nel momento in cui anche quella che viene definita fluidità, che a volte è già poi, il problema di termini, soprattutto in Italia, che usi una parola per cominciare a diventare un passepartout, non si capisce più il significato. Quella che poi è una fluidità su dire, sto in un luogo a metà, vado un po' avanti e indietro, perché la transazione secondo me è più adesso, parlo dell'attuale, è il cambiamento, e non è il tornare indietro, ma si parla più mi piace l'oscillazione per determinate situazioni. Io credo che sia, metto anche un aspetto, dato che sia una situazione biografica, c'è anche un aspetto poi, come dire, storico, no? Dico sempre, quando parliamo di un adolescente oggi, come può essere Isabel, tua figlia, non sono io, non è Stefano, non sei tu, non è un'altra, è un contesto in continua evoluzione, né meglio né peggio, per lo dire, ah, ma ai miei tempi, ai tuoi tempi, in realtà alcune cose sono legate all'età. Altre cose però noi pensiamo al contesto culturale, gli anni 80, gli anni 90, anni intrisi di tante, secondo me, cose diverse. Vivere una grande città, una bella città come Bologna, non era vivere in un paesino, come può essere... Salve. Io ho abitato a Ronda di Ceppino. Salve. Però ti cambiano, io quando mi confronto con gente della mia età che è vissuta in città, cioè, però io facevo disparti, cioè io tanto se sono sopravvissuta alla scuola, come bullismo del tipo, non so come ho fatto. Per cui effettivamente anche il contesto storico, in quegli anni è anche normale, perché un po' forse, o non forse, io ricordo in cui non esisteva un confronto che diceva, ma tu sei, tipo, oggi fai click su una parola e ti si apre dal tutorial a tutto il resto, no? Penso di essere un po', aspetta, ma ti spiegano tutto quello che sei, anche se poi secondo me è un po' anche non vale quello che vale, perché poi dopo anche adesso che hanno tutto forse c'è più confusione di prima, anche sì, ci sono tanti strumenti. Sì, tante volte vedo troppe se iper dare una spiegazione su ogni cosa che poi iper... Esatto, cioè il tentativo di includere dell'inclusività porta a una serie di definizioni, sì, quindi una contraddizione. Ma anche da parte degli adulti, dove ci sono anche un aspetto genitoriale che è molto più, si dice, aperto, però più preparato, forse più aperto, perché ha già conosciuto, allora ti dice... In realtà poi le problematiche rimangono quelle. Adesso ne parlano di più forse. Cioè, all'epoca è vero che tutti si diceva, io ricordo la differenza tra, che tante volte è poi una delle confusioni, tra quella che era l'aspetto ormonale, sessuale, il bisogno fisico di amare, di essere amati, di piacere, di quello che ti piaceva, da quello che era poi invece la parte proprio più affettiva. Perché io ho questo ricordo di una preadolescenza dove sì, a scuola c'erano delle persone in cui avevo un innamoramento, dove però mancava la parte fisica. Ti ricordo cosa dici? Che però ti ponevi il problema, cioè io volevo quella persona, ma se pensavo fisicamente mi piacevano i miei compagni di casa. Poi quella cosa dove, quella parte che non si dice, in quegli anni si sperimentava per non ancora riconoscere. A volte purtroppo il bacio o anche l'approccio fisico, a volte arrivavano prima di quel dire ho baciato, ho toccato, ho avuto un approccio sessuale con una persona che amavo, che volevo bene. In realtà era più, in quegli anni, una cosa più istintiva, fatta di nascosto, fatta... e che neanche raccontavi a qualcun altro, magari in fortuna se avevo un'amica, ricordo, delle mie amiche abbiamo parlato di sesso quando avevamo più di 20 anni. E tutti avevamo già praticato qualcosa. Però si usava anche tra amici non parlando, perché sembra quasi dire... e figuriamoci oltre, no? Quando gli amici poi sostituivano a volte anche la famiglia, perché, cioè, per cui certo che io perlomeno personalmente ho chiaro questa cosa sul dire che non era una confusione, oggi si parla di confusione, in realtà era anche una mancanza di strumenti, cioè io che ne so che cosa vuol dire essere omosessuale, quando poi il modello che avevi, cosa si aveva alla televisione, in televisione l'omosessualità era rappresentata in modo grottesco, no, era grottesco, sì, era la macchietta,
sì, era assolutamente la cosa esasperata, eccetera. Ma tu non è che pensavi, non ti identificavi, perché non era una cosa reale, era una cosa come nel cartone animato, per cui si dice, quella non è, ma non ti pensavi neanche sono così. La consapevolezza arriva in modi diversi. Io ricordo, arriva con me la prima volta che ho pensato che un ragazzo mi piacesse veramente, che avevo voglia di volergli bene, non solo fisicamente, di poter dire vorrei avere un contatto con lui. Allora dice, accidenti, allora è così. Poi tu cadi dal pero, dici agli altri, dicono, vabbè, noi lo sapevamo già, se lo te non te lo dicevi, questa è poi un'altra storia. Però effettivamente davanti alla persona che dice questa mi piace, scopri che esiste l'amore oltre il fatto che i ragazzi ti piacciono, perché non so, pensi che ti piace, mentre le ragazze ti dice è bella, è stupenda, è carina e tutto, però no, però niente, io non mi ponevo il problema, cioè, le cose belle sono cose belle, no? Cioè, le ragazze, mi innamoro di una ragazza, ma se devo pensare di farci qualcos'altro mi sembrava una cosa tanto strana. Un po', effettivamente è bello ritrovarsi in quegli anni. Interessante sapere che ancora qualche generazione dopo ci spiega come funziona oggi. Arriva più tardi. Arriva, che bello. Spero. Beh, in realtà qui partiamo poi anche dal titolo che ho dato, che era il tempo delle mele, no, non sono vegano, perché c'era proprio questa classificazione che so in ciò che non veniva accettato era disturbante. Quindi una cosa che è stata detta a lui, che ci è stata riportata, è dimmi che vai a rubare, dimmi che ti droghi, ma non dirmi che vai con un altro uomo. Quindi c'era una sorta di ostruzionismo, di blocco, che ti imponeva una scelta ancora maggiore. Si sa che gli adolescenti sperimentano, ma per le scelte definitive di solito c'è l'età adulta, mentre in scelte di questo tipo, che possono essere in questo caso di genere sessuale, ma anche di qualsiasi altro tipo, serve una consapevolezza che so di solito a 16-18 anni non si ha, onestamente. Quindi tornavamo proprio al discorso famiglia, di cui oltretutto Stefano parla relativamente poco, ci siamo confrontate. È abbastanza in termini negativi sempre. È abbastanza in però ecco, io ti voglio dire, la famiglia è sempre un motivo di discussione. Io provengo da un'altra generazione, come diceva Alberto, da un'altra cultura, perché sono cresciuta in campagna per metà, poi in città, prima in povertà, poi in borghesia, poi in non si capisce bene. Il punto è che c'è sempre un preconcetto, perlomeno un preconcetto prevaricante, e poi il tentativo da parte della persona, me, te, chiunque altro, porre i propri limiti e le proprie definizioni. Ne hai parlato poco, non hai lasciato andare la discussione. Una cosa che ti ha chiesto Roberta, ti voglio chiedere adesso: se avessi una seconda possibilità, faresti lo stesso per riscatto di te stesso, perché in quel momento non ti sentivi rispettato, o ti avverresti dell'idea di poterlo comunicare anche al resto del mondo? Facendosi coraggio di questi tempi che sono diversi di quelli di allora, avresti preso una scelta differente? Beh, sì, col senno di poi, anziché fare, passatemi il termine, la checca isterica, una velata metafora. Una velata metafora, stavo per arrivare, velato eufemismo. Un velato eufemismo. Esatto. Tra l'altro la frase che ha citato Barbara me la disse mio padre quando avevo già 25-26 anni, così. E per lì ci rimasi talmente male che reagì da checca isterica, cioè gli risposi malissimo, cominciai a dargli matto, uscì di casa sbattendo la porta come una vera diva isterica. Beh, ma penso che chiunque di questa situazione sì, genere avrebbe detto io ero isterica quanto te, ragazzi, ancora non avevo capito la parte. Ci mancava solo, come si diceva prima, la Francesca Bertini con mi sento venire meno, che staccava la tenda. Esatto, e cadeva la tenda regolarmente, la tenda, mi manca la tenda, certo. Però sarebbe venuto per bene, certo che no. Lascia stare.
Vai. Attende, ok, sì. Lascia stare il consiglio comunale. E basta, lì poi non sono più tornato sull'argomento, muto, con il segno di poi, con la consapevolezza che ho ora, però non che non avevo all'epoca, con la determinazione che ho adesso, ma anche 15 anni fa per dire, forse o quasi sicuramente avrei provato di fargli capire a questi miei genitori che non c'era nulla di male a amare, a voler bene a qualcun altro dello stesso sesso, perché stiamo parlando di questo, di voler bene, di amare qualcuno dello stesso sesso, sono sentimenti belli, bellissimi, e quindi probabilmente adesso cercherei con queste parole di farglielo capire. È vero che avevo un padre molto più anziano, perché mi ebbero quando mi avevano già 40-42 anni, quindi... Oh, sì, infatti mio fratello ha 10 anni meno di me. E ecco, mio fratello, per esempio, mio fratello, le mie nipotine, eccetera, non hanno fatto una piega quando glielo dissi mia cognata. Erano già di una generazione successiva con una mentalità rispetto a mio padre, non parlo anche dei presenti magari perché ognuno ci aveva la sua, mio padre aveva una mentalità molto chiusa e mio fratello, mia cognata, le mie nipoti non hanno fatto una piega, hanno detto e quindi sei contento di questo? No, non sono contento, mi ha appena lasciato. Sono appena stato lasciato il giorno di Ferragosto. Vabbè, però cioè. Visto che ti sei scaldato, io una domandina un po' pizzicosa te la farei. Ecco, per riprendere i ventagli. Hai visto che abbiamo detto che in realtà questo riscoprirsi in adolescenza non copre solo un'identità sessuale, ma un'identità personale. Mettiti a confronto con le altre persone, sia maschi che femmine, e con una mancata accettazione delle persone vicine, cambiava qualcosa verso anche come ti vedevi fisicamente, quindi la tua voglia di essere più magro, più grasso, più bello, più brutto, più biondo, meno biondo, più alto, più basso, più peloso, meno peloso, insomma, hai capito? No, più peloso non mi va. Vabbè, non sapevo cosa aggiungere, ascolta. Più nemmeno mi basta così come sono. Ne ha colpa, ho fatto io un sacco. Vorrei essere rossa come te. Naturalissima, naturalissima, come puoi notare, certo. Sì, infatti. Un filino più magro, ma mi piacciono le lasagne, quindi non c'è verso di bolognese, tortellino, la lasagna. Fra la bilancia e la lasagna vince la lasagna. Mi piace. Se, volevo farti un'altra domanda, se posso. Vai, ancora sulla questione familiare, no? Che abbiamo aperto. Una cosa che ho notato leggendo il tuo libro, e in generale, no, al di là poi di queste questioni che tu giustamente metti, come dire, metti sul tavolo come questioni che sono state impegnative emotivamente, no? Questo coming out che hai voluto, dovuto rimandare per tanto tempo, eccetera, eccetera. Io però, e chi leggerà questo libro, che è molto molto piacevole veramente, io ho sentito, come dire, una sorta di leggerezza nel trattare le questioni e non una drammaticità, cosa che è rarissima, secondo me, quando si affrontano temi importanti. Non si annichilisce. Sì, io ho avuto a che fare per anni con adolescenti, più che altro, ma non solo, ma anche con adulti, con problematiche varie. Con me. No, ma dai, perché devi di dire queste cose? Sei tu professionale, vabbè. Siamo tu, mica mio, scusa. Allora, dal punto di vista della mia professione, ma non solo, perché anche nella mia vita personale, privata, a volte si affrontano delle tematiche che
che diventano immediatamente problematiche, quindi anche questo non è una cosa, come dire, scontata, cioè c'è questa enfasi, no? Questo dare un, cioè un marchio di drammaticità che a volte fa perdere la lucidità rispetto alle reali questioni. Allora, una cosa che mi è piaciuta, e torno a non fare la psicologa, mi piace più fare la lettrice, ho letto questo tuo libro, in questo tuo libro ho sentito una genuinità leggera, di spontaneità, dove anche le questioni cruciali che attengono al discorso dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e tutto quello che comporta tutto questo dal punto di vista soprattutto dell'accettazione sociale, tu non hai, come dire, non sei andato più pesante su questa cosa qua, no? L'hai descritta così come la percepivi, senza però dire sono la vittima di questa situazione, non so cosa fare, psicologo. Non avevo una tenda in quel momento. Ecco, no, scusa. Secondo me, io non credo che tu abbia frenato, è come trovato in quell'oscillazione di cui parlava prima Roberto, in quell'oscillazione che poi, quell'oscillazione lì è tipica di tutte le adolescenze, fino a un certo punto della nostra vita evolutiva, noi non sappiamo, primo non sappiamo chi siamo, in generale, no? Quindi c'è un discorso di, un punto di domanda pazzesco sulla nostra identità. E c'è anche un altro punto di domanda pazzesco dal punto di vista dell'identità di genere, identità sessuale. Quindi siamo in una fase, quando stiamo crescendo, in cui sono tanti punti di domanda, rispetto ai quali magari ci confrontiamo magari con i nostri pari, difficilmente con i genitori, molto difficilmente, almeno fino a una certa fase, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ecco, non voglio divagare troppo. La sensazione è che tu sei rimasto molto in equilibrio, ecco, rispetto a questo conflitto che sicuramente tu vivevi, che però, almeno in queste pagine, non è stato drammatizzato, non è stato amplificato, è stato descritto forse esattamente come tu lo percepivi in quel momento, specialmente nella prima fase. Io ho in mente, per esempio, tutto quel terribile anno del militare, che bello, no? Meno male che non c'è più il servizio militare, cioè hai trasmesso, ecco, vedi, tu dici bello, io ho trasmesso, cioè, allora innanzitutto mi sono detta meno male che di te, sono poi più vecchia di te, quindi fossi stato un uomo avrei dovuto fare, sì, col cavolo, avrei cercato qualsiasi modo per non. Ma tutte queste angherie, tutte queste cose, tu le hai descritte anche con una sorta di, non dico di ironia, però con una, ecco, con un equilibrio, mi viene da dire, emotivo, dove anche le cose più pesanti, come dire, le hai lasciate fluire. E secondo me questa cosa di lasciare andare, di lasciar fluire, è molto importante. È molto importante anche quando siamo... l'ansia di non lasciarlo andare, no? Soprattutto quando, come in questi ultimi anni, e ne stiamo parlando, come dire, la tendenza a creare etichette, a creare definizioni, di cui si parlava prima, è veramente preponderante, cioè quello che viene chiamato un po' il mainstream, comunque la cultura dei media, eccetera, veramente ogni giorno viene coniata una parola nuova. E io, questo Barbara lo sa, io per esempio come psicologa sono sempre andata un po' controcorrente, perché non ho mai amato fare delle diagnosi, che poi i miei colleghi mi dicevano, eh no, devi scrivere questa persona qui qual è la patologia, e io mi sono sempre, sì, poi alla fine qualcosina scrivevo giusto per far contento il mio capo, però le persone sono persone, no? E hanno delle modalità di funzionamento, quelle sì che sono importanti da capire, da indagare, ma costruttivamente e non in maniera stigmatizzante e che definisca, come dire, la persona con quella frase lì, perché poi c'è una chiusura, tu praticamente ti adatti in qualche modo inconsapevolmente a quello che spesso volentieri sono altri che dicono di te, quando ancora tu non sai chi sei tu, e questo secondo me è una forma di violenza pazzesca, no? Io ho 16 anni,
non so ancora, so carne e pesce, ho tutti i miei problemi perché sono, nel mio caso, sono piccolina, non cresco più, insomma gli altri tutti belli alti, volevo essere bionda, mi sono morta. Cioè, abbiamo tutta quella serie di cose che sembrano banali, ma in realtà quell'età lì sono importanti. E adesso, come adesso, tu mi vieni a dire che sono... Io sono, devo ancora capire chi sono io, poi casomai valuterò in quale dimensione mi riconosco, perché secondo me la crescita è il riconoscersi, cioè l'identificazione a livello psicologico, qui pillola psicologica poi basta, pillolina, cioè si cresce nel momento in cui c'è un percorso di identificazione di sé, una costruzione di un'identità. Ma quell'identità me la devo costruire io, differenziandomi soprattutto da quelli che sono i modelli che mi vengono proposti. La prima cosa è proprio questa, l'adesione a un modello precostituito fa sì che l'adolescenza diventi un percorso accidentatissimo e a volte non risolto, no? Allora, più io mi differenzio, più io costruisco un qualcosa di me. Ecco, questa cosa io l'ho vista in te, adesso te la... dice ero io quella roba lì. Secondo me c'è stata in te questa tua capacità di lasciar fluire, lasciare andare, anche quando hai subito, per esempio, dai tuoi amici nemici, mamma mia, però dispettosi da morire, specialmente sì. Le ragazze, come dicevamo, piuttosto che durante il servizio militare, tutta una serie di situazioni che un altro avrebbe sbottato, avrebbe mandato in quel paese se non. E invece, come dire, hai trovato delle soluzioni dove, sì, a volte vendicative, esatto, vendicative, che però ti lasciavano margine nel tuo modo di essere, cioè tu non ti sei mai adattato a quello che gli altri volevano che tu fossi, ecco, e questa a me sembra una cosa veramente bella, grande, cioè... E che ti ha permesso anche di metterti lì a piangere, ok, no? Tu hai usato prima, così, descrivendo col tuo papà quando sei uscito, io non ti ci vedo come, anche qui definizione che a me non mi piace affatto, checca isterica, perché non ho mai visto... Non lo conosci bene. Dai, sono scherzi a parte, però è una definizione che probabilmente, poi può scherzare, ci scherziamo sopra, che però, non, secondo me, almeno da quello che tu hai descritto, non ha fatto parte di questo tuo percorso, perché tu, a un po' alla volta, con grande, come dire, delicatezza e anche con... capacità di adattamento delle situazioni, si è arrivato a avere il riconoscimento di te e quindi anche questa cosa molto importante, no? Questa integrazione fra la parte affettiva che tu percepivi come bisogno e la parte sessuale, anche questa che percepivi come bisogno, certo. Che sono poi, questa integrazione fa sì che le relazioni, qualsiasi tipo di relazione possa funzionare, no? Ecco, io questa cosa mi è molto piaciuta, ecco. Tutto sto discorso per dirti che mi è molto piaciuta e se ha corrisposto, è la domanda, se ha corrisposto effettivamente, magari inconsapevolmente, a un qualcosa che sei riuscito comunque a, come dire, a governare, ecco, a governare senza lasciarti trascinare. Sì, sì, questo lo rivendico abbastanza con orgoglio. Ci sta? Sì, ci sta. E mi sembra giusto che ci sia questo orgoglio. Ci sta perché in qualsiasi... in qualsiasi momento della vita, io parlo per me, ma parlo sempre anche generalizzando per tutti gli altri, certo. Che spero sia così per tanta gente. Io ho sempre avuto la capacità di sdrammatizzare, ironizzare e auto-ironizzare, perché è importante anche certo, quello, non va, certo. Non va fatto solo dell'ironia verso sugli altri, ma anche... dell'auto-ironia, e mi ha salvato in tanti casi questa auto-ironia, quest'ironia, non drammatizzare, sì, drammatizzare mi piace, sono molto melodrammatico, in quello ho preso da mia mamma, tutto da mia mamma. Nel senso di teatralità? Di teatralità. Beh, ci può stare in alcune situazioni. Mi dice,
Come diceva mia mamma, tipo, mi rimarranno due mangiate di fagioli. Così? Così. Sai, mi rimarranno due mangiate di fagioli, come dire, ormai sono alla fine dei miei giorni. Pure, sono come una foglia appesa a un albero. Questa era mia mamma. Quindi io naturalmente ho preso la melodrammaticità di mia mamma. Però col sorriso. Con il sorriso e non con... scusa, interrompo un attimo solo Davide prima che scappi. Puoi controllare se funziona tutto? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sì, anzi. Ah, ok, perfetto. Dico anche un attimo in diretta, c'è Michele che è l'amministratore, nonché la queen del nostro gruppo, la persona più importante del gruppo che ha dato vita prima di Proloco a questo, che voleva intervenire, ma attualmente se metto il cellulare in viva voce non lo sentite, quindi vi faremo fare un saluto dopo. Sì, ok. Però volevo dire che si è offerto giustamente di entrare, che ci fa molto piacere il suo contributo. Purtroppo non so come gestire questa cosa, se... Tente preoccupa. La gestite voi? Ma sempre. Con gli smart tuffoni sono un po'... Vi ho interrotto in qualcosa? Posso aprire? No, eravamo rimasti a okay. Allora, è stato anche un escamotage letterario che ho scelto io questo, di alternare un non capitolo, paragrafo, sì, serio, diciamo, più introspettivo, più drammatico, alternandolo a qualcosa di più leggero, se no veniva un mattone, cioè datemi una moneta che mi taglio le vene, come cantava la rettore. E invece alternando capitoli cattivi, capitoli introspettivi, capitoli così, fruliginosi, questo è stato difficile come vocabolo. Allora, prima di leggere qualcosa sulla vendetta, che è la prima cosa che ci è interessato fare, perché se io e Roberto abbiamo notato questa parte vaghamente unghie lunghe della tua che il titolo, infatti, per non essere così, oltre a essere il titolo di una canzone di Renato Zero, è proprio perché nel corso degli anni uno impara a conoscersi e a correggersi alcune volte. Io ho cercato di correggermi per non essere così cattivo, pestifero, vendicativo, timido, eccetera, eccetera. Il timido sono rimasto, vendicativo, pestifero meno. Quindi diciamo che un po' di lavoro sul sottoscritto l'ho fatto. Prima di fare questo volevo riprendere un attimo il discorso che stava facendo Roberta sul dare le definizioni. Io ho una mia personale opinione, volevo chiedere invece quella di Roberto. Secondo me è una definizione di primo acchito da libertà, cioè ti dà l'idea di poterti identificare in qualcosa. Ah, finalmente hanno trovato la diagnosi al mio modo di essere, no? Non è una malattia, per carità, Dio ce ne scampi, al mio modo di essere. Però allo stesso tempo dopo un po' diventa restrittiva, quindi da un lato serve sempre più definizione, dall'altro sempre più umanità. Volevo sapere Roberto cosa ne pensava. Sì, allora provo a partire dal punto di vista personale. È vero che anche a me è capitato in età adulta di, parlando con qualcuno, diciamo di questi un po' addetti ai lavori, ma adesso ormai sono tutti addetti ai lavori che ti dicono: ma tu non sai che si dice così, non sai che si fa cos'ha, non sai che non si può più dire più questa parola. Mi piaceva che testerica, perché è un luogo comune di chi appunto diciamo che metto un inciso, no? Io mi posso permettere di dire una persona che è anche testerica, perché so che cos'è, perché lo sono stato pure io e perché poi lo dico con quell'ironia che non è quella cattiveria con cui veniva usata la parola, no? Che adesso, cioè, ogni parola che usi diventa di così più contesti, non esistono più. Le parole hanno un valore assoluto. Se c'è una che è una cretina, ti mettono in galera perché dici: posso dare la cretina. E se hai fatto la cretina, sarà che non è che penso che sei una persona orribile o ti sto bullizzando, anche lì. È tutto bullismo e niente bullismo.
anch'io ero venuta a lotta a capire cos'è una fluidità di genere non sessuale. Allora, quando me l'hanno detto, ho detto, oddio, mi sono svegliata e mi ho detto, che bello, posso dire a tutti cosa sono. Ma non ci avevo mai pensato prima. Diciamo che a volte le definizioni ti aiutano un po' come se una diagnosi del tipo ci ha mandato la pillola giusta e adesso sto un po' meglio. Qualche sintomo, mi sono ammalato di tiroide, quando ho mandato il sostitutivo di una tiroide, qualcosa va un po' meglio, visto che non capivo cosa avevo, mi sentivo che stavo matta io, non so. Però più che altro mi è servito, come tutto, senza, c'è stato un momento in cui io ricordo anche quando, diciamo, ho avuto consapevolezza della mia omosessualità, ho fatto la prima cosa che ho fatto col tempo di frequentare solo persone omosessuali, che era quasi dire mi devo riprendere la mia vita, avevo più di 20 anni, l'adolescenza l'avevo vissuta con delle persone molto carine, molto vicine a me, ho avuto la fortuna di avere degli amici, alcuni sono anche rimasti, perché non mi è mancato l'affetto anche da parte della mia famiglia, questo aspetto era sempre un po' non fare così, non vestirti così, però è anch'io figlio di una cultura che i miei genitori hanno avuto da bambini, da cresciuti. Mia mamma, citando le mamme, dice, parlando di poi la difficoltà di capire i figli, fa, io a 20 anni non sapevo neanche come ha fatto un uomo, mi sono sposata, per dire, fa, no, mia mamma è una donna moderna, a modo suo, so di dire, io non sapevo, cioè, tante cose non le sai, non te le spiegano, ti hanno mandato a lavorare 11 anni, ti dovrai lavorare, non voglio fare un'altra, no, fai quello, e poi ti ritrovi, mia mamma, penso che sia un po' cresciuta con noi, mio papà un po' meno, però impari anche a dire ok, ci si gestisce quella parte lì. Sul resto mi sono sempre detto invece, ho fatto questo passaggio che non è stata un'esperienza, solo frequentare omosessuali perché dovevo scoprire il mondo, e poi ho scoperto che c'è qualcosa di sbagliato in questa mia scelta, perché con le persone poi non sono semplicemente quelle che fanno quello che faccio io, quelle che hanno i miei stessi gusti, quelle che mangiano le cose che mangio io. No. Infatti trovai poi una cosa che io non mi sento poi dentro a tutti questi cliché, dentro a tutte queste abitudini, fare le stesse cose, c'erano delle cose che personalmente io non mi ritrovavo, delle abitudini, delle consuetudini, dei modi, allora ho dovuto un po'... E poi si è rimescolato tutto, finché arriva questa cosa di dire, no? Mi parlano di fluidità di genere, dico, con conto l'aspetto sessuale, no? C'è anche la fluidità sessuale, ma che è un'altra roba ancora, spesso si confonde, no? Gli uomini mi piacciono gli uomini, poi di che genere, che poi se si sente questo argomento non si finisce più, perché il mondo omosessuale o in genere la comunità LGBTQ+, eccetera, c'è una serie di mondi che si aprono, si scoprono, però dico, io sono molto basic, dico, mi piacciono gli esseri umani se sono maschile, cioè mi piace avere accanto, e quella è una roba, su quello che ero io non l'avevo mai troppo, l'ho sempre declinato agli altri, allora c'è provi, un fidanzato che non gli va bene, quell'altro... va male per quell'altra cosa, no, sei troppo così, no, troppo... E anche lì cosa, io ho sempre dato la responsabilità agli altri, non mi vogliono per quello, poi anche quella cosa di dire, non... Poi finché ho avuto questa mia consapevolezza attraverso qualcuno che mi ha spiegato in fondo esiste anche la fluidità di genere, ecco, adesso ho capito, cioè non sapevo che in fondo questa mia parte femminile, che oggi provocatoriamente ho messo la gonna, non la metto spesso, anche perché non mi è comoda, la metto nei contesti dove preferisco, il mio spesso declinarmi al maschile e al femminile non è né un vezzo, né un gioco, né un fare spettacolo, ma è semplicemente il mio essere, nel senso, in me c'è un equilibrio molto, molto importante tra essere un uomo e donna, o maschio e femmina, queste per definizioni, ecco, poi senza però poi andare a rompere le balle agli altri su queste cose che se uno ti dice, ricordo un mio amico, parlavamo così, diceva lui non capiva, mi fa molto timidamente, una cosa che ho apprezzato tantissimo, cosa al di fuori del suo mondo, mi fa, senti, posso chiedere una cosa, ma come ti devo chiamare? Beh, faccio, chiamami come preferisci tu, beh, sai che per me, oggi mi chiama la mia vicina in casa, ho visto delle tue foto,
avesse foto di uno spettacolo fatto in Bigona, mi avvicina a casa 80 anni, una mia amica, che non so chi sia, ha fatto vedere le tue foto su un social, io ho imbarazzato, ma che belle gambe fai, non avevo neanche 20 anni, verissimo, mi avvicina a casa 80 anni. Dico, cioè, magari i miei genitori su queste cose sono ancora un po' più, poi dopo con le famiglie si trova anche il modo di rispettarsi con molto, secondo me, molta, proprio perché la famiglia sia sempre, ogni famiglia ci sia un'intimità, una dimensione che debba rimanere tale. Io non posso dire dei genitori degli altri hanno fatto bene o male, cioè, posso osservare, perché nella mia famiglia c'è stato un certo, mi piaceva molto questa sua cosa, sicuramente dopo, adesso io come genitore dialogo in un modo diverso, ci sono delle cose di cui non si parla a casa nostra, che si sono accettate ma non si parla, non ci sono degli spazi per determinate cose, che in un certo senso è la nostra dimensione. Io non andrei mai con quella drammaticità, dei miei genitori mi hanno trattato male, ma fortunatamente ci parliamo ancora, ci parliamo ancora bene, ci diamo anche una mano, adesso aiuto più io loro che loro me, però... Dico, no, sono stato fortunato, se poi posso dire i miei genitori hanno accettato la mia società piena, nel senso che fanno molta fatica, però dico, posso rispettare la fatica dei miei genitori? Sì. Per cui le etichette servono? Sì e no. Io sono sempre in questa cosa, dico, è sempre bene magari a livello informativo, delle didascalie sono sempre utili, se devo leggere qualcosa in più, però è vero, se io non mi trovo come persona all'interno di una cosa, io anche all'interno della comunità LGBTQ+, per quanto io possa sembrare tanto all'avanguardia, sono una persona che ha anche delle criticità su alcune cose che danno per scontato, no? Che danno per assodato, forse anche adesso le comunità, così si parla anche a livello molto politico, i movimenti sono spesso molto politici e poco ideologici, cioè ideologici nel senso, o identitari, si va verso delle politiche, no? Che sono anche i diritti, non diritti, che sono il volere, non volere, dico, io su certe cose ho anche delle posizioni molto mie personali, che mi dico, che riguardano la mia persona, no? Ed è quella la vera grande libertà, non perché io sono dentro una comunità, debba per forza dire, mi piace tutto quello che viene professato, e questo fa di me, mi dico sempre, il mio spessore, che magari non è più di tanti altri, non è tanti altri, ma fa parte anche forse di un bagaglio culturale, ma anche forse biografico, della possibilità di scegliere tra una cosa e l'altra, la possibilità di non essere, di non stare proprio per forza dentro a quello. Io non mi vesto arcobaleno perché gli arcobaleni non mi piacciono, perché vado alle manifestazioni di arcobaleno, però dico, anche questa identità, la famiglia arcobalenica, le famiglie sono famiglie, perché si metto a dire che una famiglia arcobalenica che è diversa dalle altre, sono io il primo a discriminare. Io spesso mio fidanzato, il mio compagno non sempre fidanzato, perché la parola compagno mi sembra un po' male, ma io ho il fidanzato, ho il fidanzato, ho quasi marito, però mi piacciono, e anche in senso un po' ironico, però mi definisco il mio fidanzato, sono una ragazza degli anni 90, nell'età della zittellaggine, sono sposata. Che convince, no, non chiedevo, ma ci sta, no, però dico quell'ironia, però per me le etichette servono come tutte le etichette, no? Per dare qualche istruzione, posso dire che poi si dire... declinare sulla personalità, perché ci sono tante situazioni che sì, ti dà una certa caratteristica su di quello della persona, però poi comunque ognuno c'ha il suo, perché parla anche per esperienza mia personale, su un altro ambito, comunque sempre comunque a livello... Si potrebbe dire con l'etichetta, ma potrebbero esserci dentro tracce di... Però c'è tante cose... Tu dici, sono qualito, tu dici va bene, consigliabile, okay. Ma però conservo questo atteggiamento leggero, nonostante ne passati di ogni, però mi dico, se fossi... Mettermi a raccontare per poi avere un applauso perché ho sofferto, mettermi a raccontare sarebbe, non sarebbe un bel libro da leggere, sarebbe una bella esperienza da raccontare, no? Che poi uno dentro anche all'ironia ci legge dentro poi tutto quello che c'era, no? Io il servizio militare l'ho fatto, ma per fortuna, ma che bello. Ma io mi ricordo in quel momento di, in un certo senso, io avevo 18 anni, che mi hanno
dato dallo psicologo perché, perché ti piacevano i fiori? Assolutamente. Okay. Cavolo, era la tua, non avrei detto niente di più, se fosse stato un problema probabilmente sì, ma non sapevo cosa si era andato incontro. Che fortunatamente è cambiato, ma fortunatamente probabilmente non ci sono più neanche questi sistemi per reclutare. Tornando indietro dico, ma sì, magari l'avrei potuto anche fare, ma che ne so, ma non in un contesto del genere che non era tutelante. Cioè, però io ho dovuto a 18 anni, una persona piccola così, doverti, ma anche chi l'ha fatto, doverti autodefinire, auto, cioè che ti mandano da solo a scegliere per te stessa. Allora lì è uno dei primi passaggi in cui cresci, dici mi devo arrangiare, a chi vado a dire che mi trattano male, a chi... Anche se adesso anche parlare con le famiglie è sempre un problema, no? Adesso è un problema inverso, che le famiglie vanno un po' dietro, i figli non si toccano in tutti i modi, no? Dietro tutto un po', però all'epoca non potevi neanche andare via a casa, mamma, papà, sai, non la voglio fare perché ho paura di trovarmi una situazione che mi prendono in giro come a scuola. Cosa glielo dice? Che era la paura di creare un dolore ulteriore. Infatti, forse dico sempre, e non è un momento di vittimismo, a volte siamo le persone come me, poi dico sempre, io ho conosciuto amici omosessuali che avevano la fortuna di essere più sdoganati, perché erano più maschili, si chiamavano dalle balle il problema di essere presi in giro per quello, che poi una volta per me era solo quello, omosessualità sei femminile, stai amata, no. Quel periodo per me era quello, no? Se ti beccavano eri... di essere cresciuti un po' prima, di aver neanche perso delle cose, non c'era tempo di vivere delle cose, vivevi un po' più così. Adesso penso che ce la si potrebbe godere di più. A me quando parlo con i giovani che mi dicono ma tu mi fanno i complimenti per determinate cose, ma voi dovete, io non dovrei dire, non siete, ma sì, io sono una vecchia signora, voi dovete vivere le cose belle. Però metto anche sempre l'ironia, non siate pesanti sul dire, siate leggeri, poi mettendo sempre dentro nella leggerezza le cose belle, perché fare leggerezza non vuol dire che gli adolescenti siano tutti così, mettendo dentro delle cose belle, che poi non siano solo parole, perché tutti a manifestare, poi vai a casa, c'è il suo conto vicino in casa, tu compri il banco perché è brutto, perché è grassa, perché è magro, perché... No, sì. Poi per me, però dopo sono tutti, ci vogliamo tutti bene, i diritti di tutti, ma no? Cominciamo da, si comincia da quello che c'è di fianco, se no non funziona. Poi rimane secondo me la libertà di poter dire non mi piace, scusa, non mi piace, scusa se vestita male, che non è un insulto, è un consiglio, che vestiti meglio, che se... poi si confonde sempre per malosi, perché ti dico la verità. Appunto quello, ti sto dicendo, poi magari torno in quello di... però c'è sempre un po', siamo sul chi va là anche con le definizioni, magari mettiamo poche etichette generali, poi uno può dire, se vuoi approfondire, beh, chiedi consiglio a qualcuno, lasciamo delle etichette un po' così. Io apro due, volevo fare una domanda, prego, ma ci mancherebbe. Tu hai fatto teatro, fai teatro. Ho fatto teatro da giovanissimo pochissimo, perché era troppo, solo teatrale io, però era troppo, esposti troppo. Poi adesso forse è veramente facile, all'epoca c'è sempre il problema dei ruoli, che voleva che tu facessi delle cose maschili, no, come con la danza, io sono troppo alto, dico io il portone non lo faccio, io voglio fare la prima ballerina. Io ero innamorato della danza teatro di Nina Bausch, cioè delle avanguardie dove poi non c'è più ruolo, non c'è più, cioè come il teatro. Quando ero giovane io c'era sempre un po' quello, eravamo anche a scuola. E no, tu fai la parte maschile, ma che palla, però sì, ma io ho fatto teatro di Mimmo, per cui la mia appartiene, però sì. Allora, visto che al contrario di quello che pensava Stefano, siamo andati parecchio avanti con l'orario, quindi non faremo tutte le letture che ci aspettavamo di fare, ne faremo una, come ho pensato, quella dove ci stanno tutti e tre in modo così. E volevo comunque fare un'altra parentesi, visto che Roberto ha partecipato attivamente, è a sua volta un autore, anche se in maniera totalmente diversa. Nel lockdown ci ha fatto molta compagnia con i suoi laboratori, se non sbaglio, Scuola Munari, giusto? Sì, Metodo Munari, sì. Metodo Munari, quindi magari seguirà, visto che piace molto la collaborazione con Cuore Inversi, qualcosa che vi riguarda. Però anche la poesia, se vi piace, anche per adulti, facciamo anche quello.
Come fai? Ne parli, ne parli. Volevo dire che non parlava per nulla, anzi. Detto questo... Ti posso chiedere una cosa, Vanya? Ah, sì, certo. E poi, poi torniamo. Sì. È successo qualcosa? No, tutto bene. No. No, no, no. Sì. Ok, sì. A posto. No, abbiamo una difficoltà perché Michele avrebbe dovuto piacere di salutarci. Il problema è che se io lo metto in diretta adesso non lo sente nessuno, quindi magari a chiusura ci avvicineremo un attimo al cellulare. No, non con un cellulare. Ci avvicineremo un attimo perché giustamente. Stefano, gentilmente a pagina 230. La parentesi, scusate. Fatica. Allora, in questo caso abbiamo scelto, ma è una lettura ovviamente, non è niente di che, di dividerci una piccola parte che parla di quando c'è stato un coming out, l'outing da parte di una amica. E sempre a proposito di definizioni, ciò significa molto banalmente che qualcuno ha fatto la spia invece che dare la possibilità a una persona di manifestarsi in prima persona, chiedo scusa sempre per l'eufemismo. Giusto? Non mi, sì, io non mi ricordo più nulla da non, dove non devo... c'è problema. Ho fatto tabula rasa, sì. Devi sapere che da quando fai pronto pronto sei tu. Ok. Credo. Credo. Vabbè, non importa. No, quando te la senti tu. Mitico anche gemelli. Dovevo cominciare da lì. Perfetto. No, scusa, ma proprio. È l'ansia, questa è l'ansia pura che. Te lo dici a me. Sì. Io detesto leggere sedute, non me ne vogliate, non è un agonismo, detesto leggere sedute. Allora, oggi ho telefonato a Claudia, esordì gemelli in tono enfatico dall'altra parte del cellulare, e le ho detto che sei omosessuale. Cosa? Grida di essere fatto. Stai scherzando, vero? No, ho appena messo giù il telefono con lei. Ma... balbettai in preda al panico. Oh, insomma, non me l'avevi detto tu che potevo telefonarla? Sì, ma non credevo l'avresti fatto. E come l'ha presa? È stato bruttissimo. Da chi ho lei. Si è spaventata a morte perché pensava che ti fosse successo qualcosa. Poi gli ho detto che sei gay e ha risposto, ma come? Tutto qui? E io che pensavo chissà quale disgrazia. Quella ragazza è un mito, Steve. Ero ancora sottosopra per l'emozione, ma conclusi che sì, la vecchia Claudia era davvero un mito. Non solo non aveva fatto una piega, tutto qui, ma si era anche preoccupata per me. Era un vero tesoro. Pronto? Pronto? Dall'altra parte, Jen stava cercando di attirare la mia attenzione. Sì, ci sono, scusami, affermai ritrovando la perduta voce. Stavo dicendo che poi mi ha chiesto come mai non gliel'avessi detto tu direttamente, ed io le ho risposto. Non è mica così facile, sai. Io lo so bene perché anch'io sono gay. E qua, voce narrante, mitico anche gemelli. Quando li appendemmo, spensi immediatamente il cellulare. Scusate, ricominciamo. Spensi immediatamente il cellulare. Non me la sentivo di affrontare una telefonata di Claudia quella stessa sera. Il mio povero cuore non avrebbe retto l'emozione. Telefonata che giunse puntuale come un treno inglese il giorno successivo. Quando sentii la voce all'altro capo del telefono avrei voluto sprofondare, invece mi costrinsi ad assumere un tono allegro e gioioso. Il tuo amico mi ha fatto venire un infarto, esclamò lei quasi ridendo. Mi ha detto che doveva parlarmi di te, con un tono compensato a un incidente. Ho fatto anche bruciare l'omelette che avevo sul fuoco. Vi odio! Ops, sorrissimo Claudia, ma perché non me l'hai detto tu? Lo sai che sono di mentalità molto aperta. Beh, insomma, non è così semplice dire ehi là, ciao Claudia, lo sai che sono gay? Effettivamente è vero. Io direi, però avresti potuto dirmelo ben prima di sé. Che è stata la risposta che mi hanno dato tutti. Avresti potuto dircelo ben prima. L'importante era saperlo, secondo me. L'importante era saperlo, avere la consapevolezza.
nonostante ci siano tantissimi altri aneddoti molto divertenti, se volete ne ho avanti giusto di uno o di due, ma poi io chiuderei qui per non protrarvi oltre misura la serata. Vi invito a leggervi da soli, tanto tu non l'avete capito, ecco, è questo. È piacevolissimo. È piacevolissimo e si può leggere in qualsiasi momento. Quindi, io direi, io ringrazio tantissimo, e grazie per non avermi fatto leggere Macho Boy, perché avrei avuto un mancamento. Posso leggerlo io? Dai! Adesso no, allora, questo è un momento esemplare. No, ci sono vari, ne abbiamo parlato fino adesso, vari step nella vita, no? Nel quale c'è una diversa consapevolezza. Secondo me questo è il momento in cui la timidezza si mette in tasca e parte il vero Stefano. Prego, ma ce l'hai già? Ma certo che ce l'ho, ma pareva. Che pagina? E ce l'ho anch'io? Vai. 196. Eccolo qua, l'avevo sottolineato anch'io. Ma io direi di spiegare un attimo. No, certo che no, se non è la parte divertente, scusa. No, nel senso che sono dei messaggi. Lo spiega. No, ok, non lo spiego. Macho. Ma lo leggo così proprio... L'hai scritto tu, non ho scritto io, non te lo vorrei dire. Mi tocca. Te tocca. Chi? Macho, pizzaiolo mio, vorrei che tu mi lavorassi come fai con la pasta delle tue pizze. Johnny Boy, sexy toy, allupatissimo. Risposta. Macho, abitiamo a 100 km di distanza, Keiella, Johnny Boy. Risponde Macho: Johnny Boy, non temere, sono in possesso di un idrante che coprirà ampiamente la distanza. Risposta Macho: wow, vorrei proprio vederlo il tuo idrante. Johnny Boy. Risposta Johnny Boy: quando vuoi, che fa anche rinno. Come con piacere. Johnny Boy, quando vuoi, è risposto da secondo. Macho. Sorrisi tra me disegnando nella mia mente il mitico Macho come un mega maschio aitante e muscoloso e probabilmente supernotato. La cosa andava facendosi estremamente interessante. Anche il tempo, ne sono molto contenta perché ha molti timori. Ringrazio Roberta che ha una fluidità eccezionale, sì, ci fa dimenticare il senso del tempo. Roberto, altrettanto, è stato veramente un piacere. Sì. Stefano, tu ci supporterai ancora per un po'. Chi vuole, vi invitato a seguirci in una pizzata, anche se non avete altri siete lo stesso, benvenuti. Io mi tocca. Ah. Detto questo, stasera potete avere il libro, potete trovarlo in punto vendita, vedi che ha collaborato con noi per poterlo acquistare in seguito. Tutto quello che è stato registrato ce ne pentiamo, ma è stato fatto. Ormai è andata. Ormai vi direte, quindi. E un applauso a voi, grazie.